Lo sapete quando è pesante? Sapete! Dall'esigenza di dare un volto alla scuola Padre Santo di Quarto, purtroppo nel tempo non siamo riusciti mai con l'amministrazione comunale a fare degli interventi che dessero dignità al mondo scolastico e un decoro all'immobile. Quindi su mia proposta ho chiesto alla scuola appunto di aderire a questo progetto che vede coinvolti i volontari della distanza alla base di Sigonella, la rete di quartiere, la municipalità, l'istituzione comune. Ecco, oggi un binomio perfetto per dare dignità a questo immobile, a questa scuola, tra da una parte i volontari, dall'altro le istituzioni. Quindi siamo riusciti a coinvolgere, grazie all'assessore Mastrandrea, la Multiservizi, la Seneco, i genitori, e siamo riusciti a coinvolgere gli alunni, la preside che è stata disponibile al progetto. Insieme alla municipalità, all'Ele Giacolone, il presidente, abbiamo dato vita oggi a questa giornata che veramente dà un volto nuovo a questa scuola. Oggi è una giornata magnifica, anche se il sole gioca tra le nuvole, ma è magnifica per San Giovanni Galermo e soprattutto per la scuola Padre Santo di Quarto Quasimodo. Devo dire che l'impegno di tutti, ed è bellissimo vederli sul campo, come dicevo, l'impegno di tutti dà segni e segni visibili. Una scuola che acquista decoro, che acquista luminosità, che acquista un'immagine di accoglienza per gli alunni. E insieme alunni, genitori, enti e istituzioni lavorano per il presente e il futuro dei nostri ragazzi. Vedere insieme forze che si scommettono sul campo grazie all'aiuto degli americani di Sigonella, coordinati magnificamente, riusciamo a dare una immagine di questa scuola che già è una presenza storica dal punto di vista formativo e dell'istruzione nel territorio, e perché i giovani siano sempre più presenti nel nostro territorio e abbiano quell'attenzione da parte di noi adulti perché possano davvero credere nella rete istituzionale e acquisire quel senso di responsabilità che noi adulti dobbiamo prima di tutto comunicare loro. Buongiorno! How are you?